Dovremmo capire l'interfaccia, l'interfaccia utente, UI, di Revit Architecture, è simile ad altri prodotti Autodesk come ad esempio l'Autodesk marchio registrato, AutoCAD marchio registrato, Autodesk marchio registrato Inventor e Autodesk 3ds Max prodotti. Si potrebbe anche notare che è simile alle applicazioni basate su Windows, ad esempio Microsoft Word e altri. Tutte queste applicazioni sono basate sul concetto di Ribbon. Le barre sono posti su schede in una barra delle schede, o nastro, e sono contestualmente aggiornato sulla base del contenuto su cui si sta lavorando. Mostra il Revit Architecture UI. Per illustrare alcuni progetti diversi vista, abbiamo piastrellati quattro visualizzare diverse finestre. Pianta, prospetto, 3D e fotocamera. Cominciamo esaminando alcune parti importanti della UI. 2 tavolozza proprietà. La tavolozza proprietà è una tavolozza 80 FL che può rimanere aperta mentre si lavora nel modello. La tavolozza può essere ancorata su entrambi i lati dello schermo, oppure può essere spostata in un secondo monitor. È possibile aprire la tavolozza proprietà in uno dei tre modi. 3. 1. Fare clic sull'icona proprietà nel pannello proprietà della scheda modifica e nel nastro. 3, 2, Select proprietà dal menu contestuale del tasto destro. 3, 3, Press CTRL più 1 sulla tastiera, come si farebbe in AutoCAD. Come mostrato nella figura 1, 2, la tavolozza proprietà contiene selettore del tipo la parte superiore della palette. Quando si sta posizionando gli elementi o lo scambio dei tipi di elementi hai già inserito nel modello, la tavolozza deve essere aperto per accedere al selettore del tipo.